Mister, benvenuto ancora ad Empoli, inizia oggi una nuova avventura. Partiamo un attimo da quello che può essere l'aspetto tecnico-tattico. Da dove pensi di poter ripartire al netto dei giocatori che da oggi ti troverai a disposizione? Una rosa di qualità, l'abbiamo sempre definita così noi. Sì, ma innanzitutto voglio vedere i ragazzi sul campo, no? Poi cercare di andare a capire quelle che possono essere le migliori caratteristiche. È chiaro che questa squadra ha giocato e ha fatto delle buone cose in una certa maniera, quindi andremo a verificare questo. Nello stesso tempo però poi dopo si andranno a personalizzare alcune cose, a verificare, perché poi nel calcio non c'è un solo modo per poter arrivare all'obiettivo e noi dovremo andare attraverso il lavoro a ricercare quello che sarà la cosa migliore per poter farsi di far punti e portare questa squadra in zone più tranquille. Se c'è, qual è la cosa che ti ha colpito maggiormente dell'Empoli, visto fin qua ovviamente in questa Serie A, e dove pensi di andare a mettere la prima mano? Ma ovviamente dovunque sono stato ho cercato di mettere mano un po' su tutto, perché poi uno, non perché qui ci sia bisogno di mettere più o meno mano, ma ognuno porta la sua esperienza, le sue conoscenze, i suoi risultati, il suo lavoro, e quindi noi dovremo cercare di essere squadra che sa giocare a calcio nello stesso tempo che però ci coniuga dentro compattezza, equilibrio, che va dentro le situazioni con decisione, con concentrazione, applicazione, perché poi in Serie A, la Serie A non è la Serie B, se sbagli un metro prendi gol, se perdi una palla in mezzo al campo banale ti imbucano, ti verticalizzano e ti vanno in porta e quindi complichi la partita, quindi su tutto, sulla cura del dettaglio, del particolare, l'organizzazione di gioco, atteggiamento, andrà lavorato un po' ovviamente su tutto, e questo gruppo per quelle che sono le sue qualità, anche il suo entusiasmo, la sua gioventù, dovremo andarle a ricercare, perché quella l'unica strada che conosco. Senti, sei sempre stato un combattivo fin da quando giocavi a calcio, e sei un tecnico che ha sempre accettato determinate sfide, a volte scalando anche delle montagne. Ecco, ti chiedo, che montagna è questa qua? Beh, inizialmente sicuramente difficile, perché è normale che la posizione in classifica, e andando a verificare chi è un po' più avanti di noi, che tipologia di squadre ci sono, è chiaro che non è facile, è difficile, però nello stesso tempo c'è la consapevolezza di volersi mettere dentro e andare a accettare una nuova sfida con entusiasmo, lavoro, e cercare attraverso il lavoro di portare con questi ragazzi la squadra più in alto possibile. Senti, per chiudere, di Udinese parleremo alla vigilia del match. C'è una settimana importante, lo sappiamo, però quali sono le corde che andrai a toccare, le prime parole che dirai ai tuoi nuovi ragazzi? Le prime parole innanzitutto che sono venuto qui perché credo anche nelle loro qualità, nelle loro abilità e in quello che può essere un progetto che dobbiamo intraprendere insieme, e quindi insieme lavorare tutti insieme, spingere tutti insieme uno per l'altro senza individualismi, perché questo è un gioco di squadra, si vince da squadra, si vince da gruppo, si vince anche oltre che con l'organizzazione anche con atteggiamenti, comportamenti forti che poi vanno portati sul campo per cercare di fare quel metro in più rispetto all'avversario e rubare quel qualcosa in più all'avversario per vincere le partite.